col dirti che le cassatelle siciliane nascono fritte e con lo strutto. Quella che vedrai è una mia versione appunto rivisitata, in cui non ci sarà lo strutto, ma l'olio di semi. Questo permetterà anche di velocizzare la ricetta, nel senso che l'impasto non dovrà riposare in frigorifero. E quindi gli ingredienti che ci occorrono per l'appunto per l'impasto sono 500 g di farina, 60 ml di olio di semi di girasole e 100 ml di latte intero, 2 uova, 100 g di zucchero di canna, 2 tuorli che ci occorreranno successivamente per spennellare la superficie prima di infornare, scorza d'arancia e cannella QB. Iniziamo con il rompere le uova. Aggiungiamo lo zucchero e diamo una mescolatina. Questa è un'ottima ricetta perché si fa tutto a mano, è facile e veloce da preparare. Se vuoi che risulti più impercettibile lo zucchero e quindi meno granuloso, puoi anche utilizzare lo zucchero a velo, volendo. Io lo utilizzerò nel ripieno e quindi nella ricotta. Inseriamo il pizzico di cannella. Non esagerare perché poi lo andremo a mettere anche all'interno della farcia, quindi altrimenti sa solo di cannella e non mi sembra il caso. Comunque, questi sono dei dolci perfetti per Natale e quindi adesso che si sta avvicinando, trovo che sia una ricetta ideale per questo periodo dell'anno. Scorza di un'arancia biologica, mi raccomando, non devi prendere la parte bianca che è quella amara e che quindi a noi non ci interessa. Sono dei dolci molto profumati, da come avrai ben capito. Olio e latte. Metà di olio e di latte perché adesso ci andiamo a regolare man mano aggiungendo la farina e poi aggiungeremo l'altra parte. Aggiungo anche l'altra parte. Così da questo punto di vista siamo a posto. Ti ricordo che dobbiamo ottenere un panetto, per ora sembra l'impasto di una torta. Ma non è così che deve venire. Ed adesso poi andiamo a lavorare con le mani. Ti ricordo che come dolce di Natale l'anno scorso, no, 2 anni fa, mi sembra, ho fatto anche il panettone senza burro e il pandoro scomposto. Poi ti lascerò i link nelle schede informative. Olio di gomito e poi impastare a mano è un antistress naturale. Ed ecco pronto il nostro panetto super profumato. Guarda che bello compatto che è, bello liscio ed omogeneo. Ed è così che lo devi ottenere anche tu. Mettiamo da parte, coprendo con pellicola trasparente. E vediamo cosa ci serve per preparare il ripieno. 250 g di ricotta di pecora oppure mista, mezza fialetta di aroma alla vaniglia o come nel mio caso d'arancia, dato che sto utilizzando anche la scorza, mi piace di più. Poi 50 g di zucchero a velo, 50 g di gocce di cioccolato oppure cioccolato fondente, a tua scelta tagliato a pezzettini. E poi un pizzico di cannella. Cosa più semplice di questa non c'è, cioè dobbiamo mescolare semplicemente gli ingredienti tra di loro. Quindi ricotta, aveva il velo, quello a noi non ci interessa.
Se ti interessa, altri due dolci con la ricotta che trovi sul mio canale sono la cassata al forno con gocce di cioccolato e i cannoli, zucchero, aroma all'arancia, cannella. Dobbiamo ottenere ovviamente una crema, la scorza dell'arancia e ovviamente le gocce di cioccolato. E la crema è pronta. Dimmi cosa ci è voluto. Adesso assembliamo le nostre cassatelle. Stendiamo adesso il nostro panetto ad un'altezza di 3 mm, con l'aiuto ovviamente del mattarello. Ed ecco il mio impasto steso. Guarda, è molto molto sottile ed è così che deve essere. Adesso dobbiamo fare dei cerchi del diametro di 5-7 centimetri e io mi aiuto con un bicchiere. La pasta eccedente ovviamente l'andremo nuovamente a rimpastare e a ristendere. Tagliamo con un coltello ed adesso andiamo a farcire la nostra cassatella, che è una specie di raviolo, quindi solo al centro. Mi raccomando, non tantissimo, perché altrimenti poi fai fatica a chiudere. Ed adesso andiamo a chiudere. Io qui ne ho messo un po' troppo. Allora, ti faccio rivedere. La quantità giusta per il ripieno è, diciamo, un cucchiaino scarso, perché poi sennò succede quello che è successo poc'anzi. Quindi sigilla prima il centro e poi mano a mano vai sui bordi. Questa operazione fallo più volte, appunto per evitare, come ho detto poc'anzi, appunto per evitare, come ho detto prima, che il ripieno fuoriesca. Ovviamente, qual è il mio numero fortunato? Il 14, quindi mi sono venute 14 cassatelle, ma ovviamente dipenderà da quanto stenderai sottile l'impasto. Adesso bucherelliamo leggermente la superficie di ognuno con uno stuzzicadenti. Non lo faccio con la forchetta perché i fori sono troppo larghi. Quindi questi puntini servono per fare sfiatare la pasta. Adesso spennelliamo la superficie con i due torli, in questo modo li otterremo belli dorati. E cuociamo nel forno a 180 gradi per 20-25 minuti o fino a che non risulteranno ben dorati. Quando saranno completamente freddi, li cospargiamo di zucchero a velo. Ok, siamo al momento dell'assaggio, vediamo come sono. Il ripieno è golosissimo col cioccolato, wow. Vediamo com'è. Buonissimo, veramente ottimo.